Al primo posto il rilancio delle aree interne partendo dalle infrastrutture, con Ariano Comune capofila in sinergia con il governo. L'ex ministro Danilo Toninelli, a sostegno del candidato sindaco Enrico Franza, definito un simbolo dell'onestà, lancia questo messaggio dal Tricolle. Che ci sia da gestire nel miglior modo possibile i tanti soldi che arriveranno. Sto parlando dei soldi del Recovery Fund, dove i sindaci e i presidenti di regione saranno gli attori protagonisti della gestione di questi soldi. E penso che avere un candidato del Movimento 5 Stelle, garanzia di legalità e garanzia di trasparenza, possa significare l'utilizzo nel miglior modo possibile per i cittadini di Ariano di questi soldi. È una grande attenzione e un grandissimo legame con il governo, perché un sindaco di forze politiche che stanno alla maggioranza significa un sindaco che avrà un piede all'interno del governo. Questo testimonia la presenza, la vicinanza e la solidarietà del governo. E testimonia che questo può rappresentare e rappresenterà un banco di prova anche per l'intera provincia. Noi stiamo mettendo in campo un laboratorio importante che poi risponde a quello che è l'alleanza di governo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Quindi una coalizione di centro-sinistra in alleanza con Movimento 5 Stelle, che ricordiamolo è un partito di governo, e quindi può rappresentare davvero questo un banco di prova che certamente raggiungerà il risultato sperato. Una visita, quella di Toninelli, coincisa con l'approvazione alla Camera dei Deputati di un ordine del giorno a firma del deputato irpino Generoso Maraia, finalizzata ad ottenere il commissariamento di varie opere viarie ed autostradali in provincia di Avellino. Il governo è qui fisicamente ed è qui anche con i fatti. Oggi abbiamo discusso un importante question time per realizzare un'importante arteria per il traffico di Cardito e per la nostra economia. La venuta qui del senatore Toninelli dimostra che il governo è pronto a fare la sua parte, soprattutto per un laboratorio politico che Ariano Irpino, insieme a Pomigliano d'Arco, insieme a Giuliano, è allineato con il governo, e quindi c'è una grande possibilità. Votare bene, votare per il Movimento 5 Stelle e per Enrico Franza.